Ioni. Partecipare alle Olimpiadi è il sogno di ogni atleta agonista. Maurizio l'ha realizzato. Maurizio, lo sappiamo tutti, prima di essere un grande atleta è una bella persona. Bella giornata questa, soprattutto per Maurizio, che probabilmente non si aspettava questa bella iniziativa della provincia del CONI e della FISI di vederlo qua. E penso soprattutto a una cosa, e posso fare una chiosa di tipo estremamente personale. Quando nasce un atleta, si pensa che questo atleta nasca a caso e che abbia dei talenti che improvvisamente affiorano. E mentre molto spesso l'atleta nasce perché c'è un humus particolare che lo crea. E questo humus particolare che lo crea è il suo ambiente familiare. Bravissima Guidina, che lei poi ha vissuto per 3 volte l'esperienza delle Olimpiadi e quindi ha trasmesso, penso, lo spirito col quale gli atleti vanno e si avvicinano a questo momento, che è un momento importantissimo, il sogno di chiunque inizia un percorso di attività sportiva ad alto livello. Certamente siamo orgogliosi di avere un nostro rappresentante. Le foto. Bravo. Bellissimo impianto. Speriamo che anche le condizioni climatiche favoriscano l'evento, perché comunque è una zona, come si è detto e ripetuto, molto calda. Che può essere molto calda, quindi diciamo che potrebbe non essere nelle migliori condizioni, però sicuramente hanno fatto un ottimo impianto e la pista è mediamente tecnica, non troppo come piacerebbe a me, però ma comunque è comunque una bellissima pista su cui spero di fare bene. Hai fatto l'inizio della stagione disastroso, poi hai cambiato materiali. Sì, è stata sicuramente un inizio di stagione molto difficile, non previsto, diciamo, perché comunque rispetto all'anno scorso avevo modificato i materiali pensando di fare un passo avanti, cosa che invece non è stata. E quindi a Natale rivoluzione completa per guadagnare queste Olimpiadi che altrimenti sarebbero passate senza di me. È andata bene, quindi le ultime gare molto molto positive, quindi arrivo a Sochi con buone prospettive. Sei entrato nella storia dello skeleton perché hai vinto una gara, un International Cup in America. Sì, è vero, è stata sicuramente una bellissima gara, una bellissima emozione, perché comunque io personalmente a quel livello non l'avevo mai vinto e nessuno in Italia.